Amici di Stelle nello Sport, ben ritrovati, buon mese di agosto che apriamo con il nostro 48esimo appuntamento del magazine Stelle nello Sport, un'occasione per continuare a vivere gli eventi sportivi dell'estate che trovate aggiornati come sempre con foto, articoli, video sul nostro portale di news liguriasport.com, ma anche per rivivere quella che è stata una stagione sportiva davvero entusiasmante. Ripartiamo da quello che è stato il lancio della 20esima edizione di Stelle nello Sport. Presso la Sala Trasparenza della Regione Liguria abbiamo radunato molti dei campioni, molte delle stelle che hanno messo la loro firma in 20 anni di straordinaria attività sportiva. Riviviamo quel lancio, quella presentazione. Ma è giusto ripartire da lì, da quella raccolta benefica che Stelle nello Sport è riuscito a organizzare velocemente, con grande convinzione, sempre nell'area del Porto Antico, per raccogliere fondi in beneficenza per Ponte Morandi. È stata la dimostrazione di un'attenzione che si ha a quello che accade e al fatto che ancora una volta lo sport, tramite Stelle nello Sport in questo caso, è stato un grande veicolo di solidarietà e di beneficenza. Continua ovviamente questo valore all'interno dell'iniziativa di Stelle nello Sport e quindi è giusto che si ritorni in questa 20esima edizione a pensare alla Gigi Ghirotti come terminale della beneficenza che sarà raccolta, ed è bello pensare anche a tutto quello che Stelle nello Sport è riuscito a fare per questa associazione negli anni. È il riconoscimento dell'attivismo di tanti sport, di tanti atleti meno noti, di tanti allenatori, di tante famiglie, quindi un momento di condivisione e di riconoscimento pubblico per questi talenti, ma è soprattutto un fattore che prosegue nell'arco di tutto l'anno. Un grande progetto che Regione Liguria sostiene in maniera convinta, che porta i testimoni nelle scuole durante l'arco dell'anno, che stimola gli studenti nel concorso Il Bello dello Sport, che è pronto e recettivo per ogni cosa che accade nel territorio per veicolare lo sport a beneficio del territorio. Il progetto Stelle dello Sport anche quest'anno è un appuntamento estremamente importante, perché grazie a questo appuntamento migliaia di risorse importanti sono state date alla solidarietà. Moltissimi anni Stelle nello Sport sostiene una delle nostre eccellenze attraverso la Gigi Ghirotti. Un ringraziamento anche al professor Enrique per quello che fa nella nostra realtà. Quindi un grande lavoro, una grande squadra, un ringraziamento a Michele Corti e a tutti i suoi collaboratori. 200.000 euro, mamma mia, un bel risultato. E ormai è un sodalizio inossidabile con Stelle nello Sport che ci aiuta, che ci ha aiutato passo passo per questa nostra vicenda che è iniziata nel 1984. Quindi veramente un grosso aiuto che ci è stato dato, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche da quello della vicinanza, della partecipazione, della considerazione per un lavoro che è molto importante e che si è radicato ormai nella città, per cui la nostra associazione è diventata un punto di riferimento importante per tante situazioni difficili di malati che sono ovviamente in situazioni di grosse problematiche sanitarie, ma anche di tipo sociale. Quindi noi adesso abbiamo sempre dei nuovi progetti da mettere in campo, e il nuovo progetto è quello di poter realizzare un terzo hospice nel ponente cittadino. 2001 e 2002, prima al Stadio Luigi Ferraris, poi al Carlo Felice e Luca Baldini, due momenti importanti agli albori di Stelle nello Sport che andavano a incoronare le tue straordinarie imprese. Sì, ahimè ormai sono tempi un po' lontani, però sì, mi ricordo due serate molto belle e veramente per noi sono momenti, insomma, dove riusciamo a cogliere un pochettino in modo un po' più concreto quello che sono stati, insomma, i risultati sportivi, ecco, di quell'anno. Stelle nello Sport poi è cresciuta, è andata avanti. Che cosa in questo momento ti piace evidenziare di questo progetto? Ma come ho detto anche prima, il bello di Stelle nello Sport secondo me è proprio l'approccio nell'affrontare veramente, nel presentare tutti gli sport in maniera equa, quindi la sua trasversalità. Sono stato premiato appunto nella bellissima cornice del Carlo Felice, abbiamo avuto la possibilità di diffondere il messaggio di Stelle nello Sport in tutti questi anni. Io attualmente sono anche direttore sportivo al Club del Mare di Diano Marina e cerco di portare questo messaggio nelle scuole e nei circoli velici costantemente. Genova, Stelle nello Sport lo fa
in tutte quelle che sono considerate le discipline minori. È molto bello vedere ogni sera le trasmissioni in televisione, poter aggiornarsi su tutte quelle che sono appunto le varie discipline sportive, i giovani che si avvicinano a tutte le discipline, quindi sono contento di aver fatto parte di questa squadra. Mi piace tutto e soprattutto quello che fate con la scuola. Io vedo ancora purtroppo i ragazzi che arrivano in piscina e ci sono i genitori che fanno il cambio dello zaino perché non possono andare a scuola con lo zaino e far vedere ad alcuni professori che fanno sport, e questo secondo me è inaccettabile. Infatti i primi da educare secondo me dovrebbero essere i professori, perché la scuola, io credo, e le istituzioni credo che abbiano capito qual è la direzione per portare lo sport e i ragazzi a far sport. Il problema è chi fa la scuola, i professori, che secondo me tanti non sono predisposti mentalmente per cosa vuol dire far sport. È bellissimo come varia in vari campi, soprattutto quello della scuola, che è molto importante perché ultimamente scuola e sport non è che vanno d'amore e d'accordo, però credo che sia il massimo esponente di Stelle nello Sport appunto per queste campagne scolastiche della buona alimentazione. Credo sia molto importante. Gabriele, 10 anni fa diventavi il sportivo junior dell'anno. Qual è il ricordo di quel momento? È un ricordo bellissimo per tanti motivi. Intanto era un momento in cui mi sentivo la città particolarmente vicino dopo una stagione particolarmente lunga, difficile, ricca di soddisfazione, ma molto difficile. Poi fu anche molto bello che a premiarmi fu Stefano Carozzo. E adesso il premio di Stelle dello Sport è uno che tengo con più cura nella mia bacheca dei trofei. Sei stato presente in diversi incontri nelle scuole, messaggi importanti da trasmettere. Sono stato fortunato a poter andare in 2 o 3 scuole diverse, è un'attività che io tengo a fare molto perché poter trasmettere i valori dello sport, di cui poi i più importanti sono il sapere far fatica, il sapere sacrificarsi, il sapere far fronte alle difficoltà, sono i messaggi che io tengo di più a comunicare ai giovani di adesso. Edoardo Stocchino, Stelle nello Sport, ti ha premiato qualche anno fa un progetto che ti è rimasto nel cuore, come mai? Beh, ormai mi sento quasi parte della famiglia di Stelle nello Sport, sono un sacco di anni che diciamo collaboro con Stelle nello Sport, è un vero piacere, sono diventati amici, non direi che non c'è da dire altro, questo dice tutto. Un progetto che ti ha visto anche presente nelle scuole attraverso gli incontri con gli studenti. Sì, devo dire che è stato un grande onore e un grandissimo piacere, perché comunque essere preso in considerazione come atleta e come punto di riferimento per le nuove generazioni penso sia una cosa per cui andarne particolarmente fieri. Devo ringraziare Stelle nello Sport. Il progetto significa dare valore allo sport, significa dare valore a tutti gli atleti che ogni anno si impegnano dando tutta l'anima, sacrificio, sudore, ed è giusto perché ogni atleta merita un premio così, perché è anche diciamo il corollario del sogno poi di superare se stessi e quindi dare il massimo. Quest'anno sei stato protagonista di un bel incontro a scuola a Rivarolo. Sì, è stato bellissimo con i ragazzi, abbiamo fatto delle domande con me, io ho risposto, mi hanno fatto ancora un po' di delle ortografie, abbiamo fatto tutto, era bellissimo giornare quel giorno veramente. Filippo, dopo aver conquistato il titolo europeo indoor, ti candidi anche a essere una delle stelle dello sport del 2019? Speriamo, anche l'anno scorso ci ho provato, però sono arrivato un po' basso in classifica. Vediamo che tira, adesso venerdì parto, vado a fare i mondiali, chissà mai, magari vinco il mondiale, magari qualche voto in più riesco a prenderlo. Tanti campioni, tanti amici di Stelle nello Sport che poi nel corso dei mesi spesso sono stati al nostro fianco nell'attività, soprattutto quella legata agli studenti, nelle scuole, con tanti campioni che trasferiscono le esperienze, le emozioni, i valori dello sport ai giovani. Un lungo percorso, quello di una classe di valori, questo è il nome del progetto che Marco Callai, vicepresidente dell'Associazione Stelle nello Sport, ha portato avanti davvero con grandissimi risultati. Allora noi ci godiamo alcune delle immagini più belle del mondo della scuola con gli incontri di Stelle nello Sport.
Immagini emozionanti, pronti a ripartire, perché da settembre si torna a scuola e anche Stelle nello Sport sarà pronto per una nuova stagione di incontri, di attività al fianco del MIUR anche nelle tappe dei giochi sportivi studenteschi, per far sì che questo movimento cresca sempre di più all'insegna dei valori sani dello sport. Noi ora ci fermiamo per pochi istanti, ma torniamo con delle immagini spettacolari. Rimanete con noi. Seconda parte, 48esima puntata del nostro magazine Stelle nello Sport. Nel corso della stagione, tra gli appuntamenti più prestigiosi, c'è sicuramente la Charity Dinner di Stelle nello Sport all'Acquario di Genova, più di 330 ospiti, tutti con la Gigi Ghirotti Onlus nel cuore. Tanti campioni, tante stelle, le immagini spettacolari in questa clip realizzata da Riccardo Vallarino. E grazie alla Charity Dinner e ai primi eventi di Stelle nello Sport del ventesimo anno siamo riusciti a donare una prima tranche di 23.000 euro alla Gigi Ghirotti Onlus, un primo passo soltanto che aggiorneremo tra qualche settimana con il dato complessivo finale che posso anticiparvi è da record perché raggiungerà la straordinaria quota di 35.000 euro raccolti per la Onlus del professor Enrique, i protagonisti della Charity Dinner. Clamoroso e quindi un grande ringraziamento a Michele Corti, Marco Callai che portano avanti da 20 anni questa bellissima iniziativa e la grande idea di Michele è stata quella di unire
lo sport alla solidarietà, e perché questo è veramente un connubio fantastico, perché per chi è in grado di fare tutto quello che può fare la persona nello pieno stato di salute, viene poi rivolto all'aiuto di chi lo stato di salute l'ha perso, lo sta perdendo, e quindi dare un aiuto alle persone in difficoltà, le persone fragili e nel nostro caso soprattutto le persone con malattie importanti, malattie che spesso evolvono verso il termine della vita. Sono 20 anni di grande impegno di Stella nello sport, lo dicono i numeri, più di 1000 eventi organizzati, e un dato che mi ha colpito tantissimo, oltre 43.000 studenti intercettati, a cui siete andati a raccontare con i campioni, con i testimonial, i valori nello sport. E se siamo qui anche in questa serata per raccogliere fondi di beneficenza è perché lo sport è anche questo, e quindi è giusto che si veicoli tramite lo sport anche un momento di sensibilità, di sensibilizzazione per un'attività come la Gigi Grotti, che è preziosissima per la nostra città, per il nostro tessuto sociale, quindi grazie anche per questo. Quindi è sicuramente una tappa importante di un percorso come quello di Stella nello sport, che dura da 20 anni e dura tutto l'anno, fatto di tanti incontri. A me fa piacere sottolineare come sia il 14 marzo questa sera, e non credo che sia una data casuale, perché il 14, ovviamente mi riferisco al 14 di agosto, siete stati sempre molto sensibili e tra le, diciamo, realtà più reattive. Non dimenticherò mai il grande evento per Racconta Fondi invece per Ponte Morandi, realizzato proprio qui da voi, raccogliendo davvero le anime più forti dello sport in un flash mob che era anche un grande momento di sensibilità e di sensibilizzazione. Noi dobbiamo favorire lo sport, il lavoro che fate voi è eccezionale e di questo ne siamo assolutamente felici. Se poi tutto questo è associato a un'associazione che fa veramente del bene per quelli che sono in una situazione difficile come la Gigi Chirotti, ecco lì che vedete che l'effetto sinergico di queste due cose assieme può raggiungere risultati eccezionali come quelle che avete fatto sino adesso, ma soprattutto come quelle che ci aspettiamo per adesso e per il futuro della nostra città. 20 anni portati benissimo, un grazie a Michele Corti, anche a te Marco, siete bravissimi. Questo è un po' il fiore all'occhiello questa serata, anche perché è per una giusta causa. Ho il privilegio di passare la serata proprio a fianco al professor Enrique e penso che sia una eccellenza genovese, un esempio da esportare. Cioè, questa città quindi produce anche cose positive e la Gigi Grotti è una di queste. E grazie a voi ho sentito numeri pazzeschi di manifestazioni da voi organizzate in questi 20 anni. Tantissimi ragazzi e ragazze hanno avuto la possibilità, grazie a voi, di provare tante discipline sportive, e so che tantissimi campioni che poi sono andati anche alle Olimpiadi e hanno vinto sono passati da voi e sul vostro palcoscenico. Quindi grazie e un augurio per altri 20 anni così. Mi fa piacere essere qua per condividere questa serata che è molto speciale, e niente, contento di essere qua. Stasera quindi non ci sono avversari, giocate tutti nella stessa squadra? Sì, in questo momento ci sono momenti e momenti, questo è un momento di stare assieme, di dare il nostro contributo, e così sarà. Noi con il nostro sport, con quello che facciamo, possiamo diventare un esempio, possiamo essere un ottimo esempio e possiamo portare del bene, e stasera credo che sia uno di questi momenti, e quindi c'è soltanto da condividerli e essere fieri di farne parte. Un'associazione che è vicina ai malati di SLA, la SLA purtroppo è un problema importante per i calciatori. Eh sì, ma tutte malattie non sono belle, ma noi che stiamo bene dobbiamo stare contenti in grazie a Dio per questa cosa, e noi dobbiamo aiutare in tutti i modi. Quando mi è stato comunicato che devo venire, mi è stato piacere, e con la molta volontà sono stasera qua. Siamo felicissimi di partecipare, sono molto contento, già il secondo anno che partecipo a questo evento, ed è una cosa molto importante di cui mi fa molto piacere. È un'associazione molto importante che va sostenuta e noi ci teniamo molto e siamo contenti di essere qui. Siamo onorati, insomma, di essere invitati, di essere qua con tantissima gente, la gente importante che ha valori importanti, che in una città che ha dimostrato valori importanti al di là dello sport, e quindi noi siamo orgogliosi, insomma, di rappresentare
Chiavari e la società, il presidente, insomma, veniamo sempre molto volentieri. La Sport sa essere solidale. Ma sicuramente per me è un onore e un piacere essere qui accanto a come questa associazione Stelle dello Sport e soprattutto per essere vicini a questa Onlus e Gigi Ghirotti. Io sono molto felice di essere qui con voi questa sera perché è una cena molto importante e quindi mi fa piacere essere stata invitata. La carrozzina per me è un mezzo per essere libera, uno strumento di libertà e non è un ostacolo come invece molte persone la vedono. E io vorrei passare questo messaggio che la carrozzina è una cosa bella, è una cosa che ti rende libero. Siamo felicissimi di essere qui stasera e speriamo di ritornare qua il prossimo anno dopo aver chiuso la prossima impresa di Ilaria. Giovane Voto MySport in prima fila anche questa sera per nuotare in favore della Gigi Ghirotti, un'altra occasione in cui lo sport, in questo caso il nuoto, sposa una causa benefica. L'avete fatto durante il trofeo Nico Sappio per il Ponte Morandi, oggi più che mai per la Gigi Ghirotti. Sì, sì, è sempre un piacere esserci per queste cause e ci saremo sempre per Genova, per la Gigi Ghirotti e per qualsiasi buona causa che, per cui dobbiamo esserci. È bello, Alberto, siete sportivi di tante discipline, ci sono i calciatori, siete tutti uniti, tutti insieme per lanciare veramente un messaggio molto importante. Sì, sì, è importante che per questi scopi benefici si unisca tutto lo sport, è bello che tutte queste discipline siano qua a condividere questo momento. Di sicuro il Stelle dello Sport e la Gigi Ghirotti hanno fatto tantissimo, come è già stato detto precedentemente si è unita una cosa bellissima che è lo sport, una cosa che è altrettanto bella che è l'assistenza alle persone che sono in difficoltà, quindi è fondamentale far capire che comunque andando soprattutto a parlare, far capire ai giovani, alle nuove generazioni quanto lo sport, quanto comunque sia importante andare avanti, continuare questo cammino che ha iniziato Stelle nello Sport, quanto le cose possano migliorare. Benedetta, la Gigi Ghirotti è un'eccellenza per la nostra città. Sì, è un'eccellenza che da anni opera a Genova, sia per aiutare i malati terminali che i malati di SLA, e quindi è un piacere essere qui a sostegno di questa grande eccellenza genovese. Essere partecipe a un evento del genere fa sempre piacere, poi comunque c'è un'atmosfera bellissima e ricca di atleti importanti, quindi per me è un onore far parte di questa società. Genova veramente mi è entrata nel cuore e anche tutti i suoi cittadini, è veramente bello far parte di tutto questo e ne sono orgoglioso. È un grandissimo onore, infatti ringrazio per l'invito, partecipare a una serata del genere con diciamo dei valori così importanti come appunto quello che è l'obiettivo della serata delle Stelle dello Sport. Chiudiamo con queste testimonianze davvero belle, importanti per questa 20ª edizione della Charity Dinner di Stelle nello Sport. Tra una settimana ci ritroveremo con altri momenti importanti, altre immagini spettacolari e soprattutto tanti campioni ai nostri microfoni nel magazine di Stelle nello Sport. Buona settimana e buona estate a tutti.